Occupiamoci adesso del terzo esercizio sull'energia interna. Questo è un esercizio un po' particolare. Supponi che l'atmosfera terrestre contenga i seguenti gas: H2, cioè idrogeno, N2, cioè azoto molecolare, O2, ossigeno molecolare, CO2, la comune anidride carbonica, e CH4, metano. Alcuni di questi gas sono effettivamente presenti nell'atmosfera, altri nella realtà non ci sono, o quantomeno sono presenti in tracce trascurabili, come per esempio l'idrogeno. Facciamo l'ipotesi che ci siano tutti. La prima domanda è la seguente: se la temperatura di questi gas è di 20 gradi centigradi, diciamo che è la comune temperatura ambiente a mezza stagione a livello del suolo, confronta le velocità quadratiche medie delle loro particelle tra di loro. Questa è la prima operazione che ci viene chiesto di fare. Prima di andare a guardare la seconda, andiamo a fare questo calcolo, che è una semplice applicazione di quanto abbiamo imparato sui gas. E allora, le molecole abbiamo detto sono idrogeno, azoto, ossigeno, anidride carbonica, metano. Le masse molecolari di queste molecole sono rispettivamente 2 per l'idrogeno, l'azoto ha una massa atomica 14, quindi la molecola è 28, per l'ossigeno abbiamo 16 quella atomica, quindi 32, per l'anidride carbonica è la molecola maggiormente massiva, abbiamo un 12 per il carbonio e un 32 per l'ossigeno, quindi 32 più 12 fa 44. E infine per il metano abbiamo un 12 del carbonio più 4 idrogeni, abbiamo una massa pari a 16, quindi queste sono le 5 masse che ci interessano. Queste masse poi devono essere espresse in unità di massa atomica per poter fare calcoli di velocità. 1,66 per 10 alla meno 27 kg. Sappiamo che l'energia cinetica media delle particelle in un gas è pari a F mezzi costante di Boltzmann per la temperatura assoluta, dove F è il numero di gradi di libertà, un parametro intero che dipende dal fatto che la molecola sia monoatomica, biatomica, poliatomica, eccetera. Quindi nel caso dell'idrogeno dovremmo usare 5, visto che è una molecola biatomica, 5 per l'azoto, per l'ossigeno, e invece dovremmo usare 6 per l'anidride carbonica e per il metano, visto che si tratta di molecole poliatomiche. È pur vero che questa formula fornisce l'energia cinetica totale, che comprende sia la parte traslazionale con la velocità quadratica media, che la parte rotazionale con il momento di inerzia e la velocità angolare quadratica media. Siccome noi siamo interessati alla velocità quadratica media di traslazione, questa parte non ci interessa, dobbiamo considerare la parte dell'energia cinetica che riguarda soltanto la traslazione. L'energia cinetica di traslazione è data da 3 mezzi costante di Boltzmann per la temperatura, indipendentemente dal tipo di molecola considerata. Questa deve essere uguagliata soltanto alla parte traslazionale, un mezzo m per v al quadrato. Quindi si tratta di calcolare la velocità quadratica media a partire da questa uguaglianza, e ci porta ad una ben nota soluzione che abbiamo già ricavato nell'esercizio precedente. Risolvendo rispetto a v, abbiamo v uguale radice di 3 volte la costante di Boltzmann per la temperatura assoluta diviso la massa della molecola. Ricordiamoci che si tratta di un valore medio. Il punto è che, avendo a che fare con masse diverse, 2, 28, 32, 44 e 16, le velocità che vengono fuori possono essere molto diverse. In particolare, visto che la massa è presente al denominatore, abbiamo una velocità più elevata per l'idrogeno e meno elevata per le molecole con maggiore massa, come l'azoto, l'ossigeno, l'anidride carbonica. Già vediamo che anche lo stesso metano è più leggero degli altri gas più comunemente presenti nell'atmosfera. Questo calcolo potete tranquillamente farlo voi. Sappiamo già comunque che per quanto riguarda l'idrogeno ed il metano ci aspettiamo, particolarmente per l'idrogeno, una velocità più elevata. Io eseguo il calcolo soltanto in due casi più estremi, perché
Prendiamo l'anidride carbonica come molecola maggiormente massiva e l'idrogeno come il caso di maggiore velocità. Quindi per l'idrogeno abbiamo, intanto la formula ce la portiamo nella pagina successiva. Allora, per quanto riguarda l'idrogeno, abbiamo una massa che è data da 2 volte l'unità di massa atomica, quindi abbiamo 2 volte per 1,66 per 10 alla meno 27 kg. 6 per 2 fa 12, quindi abbiamo qua un 60-60 fa 120, 132, quindi diventa 2,32 scusate, 3,32 per 10 alla meno 27 kg. Se facendo i calcoli a mente non ho fatto qualche errore, dovrebbe essere questo. A questo punto andiamo a vedere la velocità per quanto riguarda l'idrogeno. Abbiamo radice quadrata di 3 per la costante di Boltzmann, 1,38 per 10 alla meno 23 joule su Kelvin, moltiplicato la temperatura assoluta. Noi abbiamo dato una temperatura di riferimento di 20 gradi centigradi, che va chiaramente convertita in Kelvin. 273 più 20 Kelvin, quindi qua abbiamo un 293 Kelvin diviso la massa di 3,32 per 10 alla meno 27 kg. Kelvin e Kelvin si semplifica. Joule su chilogrammi, ricordandoci che joule è newton per metri. Quindi chilogrammi per metri su secondi al quadrato per metri, ne viene fuori che dentro al joule c'è il chilogrammo che va a semplificarsi e resta un metri per metri diviso secondi al quadrato, cioè il risultato è una cosa del tipo metri quadri su secondi al quadrato, che poi fuori radice darà metri su secondi, giustamente, visto che si tratta di una velocità. Occupiamoci degli ordini di grandezza. C'è un 10 alla 2 contenuto in questo valore, in questa temperatura, un 10 alla meno 23 contenuto qui e un 10 alla meno 27 qui sotto. Quindi 10 alla meno 23 diviso 10 alla meno 27 fa 10 alla 4, per 10 alla 2 fa 10 alla 6, che scriviamo qui. Il resto sono numeri con la virgola, 3 per 1,38 per 2,93 diviso 3,32. Facciamo un po' di lavoro con la calcolatrice, lo sforzo viene fatto per una sola delle molecole, per le altre la faccenda sarà più semplice. Allora abbiamo 3 per 1,38 per 2,93 diviso 3,32 uguale a 3,65. Quindi risultato è radice di 3,65 per 10 alla 6, tutto sotto radice. L'unità di misura sappiamo già che è metri su secondi. Ora prendiamo questo numero, non riscriviamolo, lo mettiamo nell'altra pagina. Velocità per l'idrogeno uguale. Dobbiamo eseguire la radice quadrata. Il 10 alla 6 sotto radice diventa 10 alla 3 fuori dalla radice. Quindi abbiamo un 10 alla 3 per radice di 3,65 metri su secondi. Ormai rimane soltanto il dettaglio da fare. Allora, questa calcolatrice purtroppo non ci aiuta perché manca della radice quadrata. Dobbiamo prenderne a prestito un'altra. Eccola qua. Allora, qui abbiamo l'operazione di radice, radice quadrata di 3,65 da 1,91. Quindi 1,91 per 10 alla 3 metri su secondi. Questo è per quanto riguarda l'idrogeno. Per calcolare la velocità quadratica media per le altre molecole, non occorre ripetere tutto il procedimento di calcolo che abbiamo sotto questa radice. Basta infatti notare che il 3, la costante di Boltzmann, la temperatura, sono uguali per tutti. Per
come anche l'unità di massa atomica è la stessa per tutti. Ciò che cambia sono i rapporti dovuti al valore della massa atomica espressa in unità di massa atomica. Quindi per passare dall'idrogeno, per esempio, all'anidride carbonica, basta cambiare il 2 in 44, il che significa che per passare dalla velocità misurata per l'idrogeno a quella misurata per l'anidride carbonica, basta osservare che occorre moltiplicare per radice di 2 la velocità relativa all'idrogeno e poi dividere questo per radice di 44. Questo perché la massa compare al denominatore e sotto radice. Questo qui dà il valore della velocità per l'anidride carbonica. Con lo stesso procedimento si può semplificare notevolmente il calcolo anche per le altre molecole, accelerando di molto la risoluzione completa dell'esercizio. E allora, quindi praticamente si tratta di moltiplicare il valore precedente, cioè 1,91 per 10 alla 3 metri su secondi, per la radice di 2 44esimi. Da notare anche che 2 44esimi è anche radice di 1 su 22. Quindi basta sapere quanto vale la radice di 22. Ancora una volta prendiamo a prestito la calcolatrice. E abbiamo 1 diviso 22 radice uguale 0,213. Quindi il risultato della nostra operazione è 1,91 fratto 0,213 per 10 alla 3 metri al secondo. Scusatemi, non diviso, ma moltiplicato perché abbiamo già calcolato la radice di 1 su 22. Quindi dobbiamo correggere questa parte, 1,91 per 0,213 per 10 alla 3 metri su secondi, uguale il valore per il carbonio è quindi dato da, stavolta possiamo usare la calcolatrice semplice, anche se l'altra in effetti è più pratica. Allora abbiamo 0,213 moltiplicato 1,91 è uguale a 0,407, quindi 4,07 per 10 alla 2. E abbiamo 4,07 per 10 alla 2 metri su secondi. Quindi questi sono i casi estremi. 1,91 per 10 alla 3 e 4,07 per 10 alla 2. Adesso li elenchiamo in modo più leggibile. Velocità per l'idrogeno uguale 1,91 per 10 alla 3 metri su secondi. Velocità per l'anidride carbonica uguale a 4,07 per 10 alla 2 metri su secondi. È evidente che c'è una notevole differenza fra le due. Vabbè, allo stesso modo possono essere calcolate le altre tre, questo lo lascio a voi per quanto riguarda l'ossigeno, l'azoto e eventualmente altre molecole che volete esaminare. Andiamo a vedere il secondo punto dell'esercizio. Calcola la velocità di fuga dalla superficie terrestre, considerando che la massa della Terra è 5,97 per 10 alla 24 kg e ha un raggio di 6.373 km, e confrontala con la velocità di fuga calcolate al punto A. Qui c'è un errore nel testo, non è velocità di fuga, ma è semplicemente le velocità quadratiche medie. Un piccolo errore nella trascrizione del testo. Quindi bisogna confrontare la velocità di fuga dalla superficie terrestre con le velocità quadratiche calcolate al punto A. E poi, sulla base di quello che otteniamo, vediamo quale conclusione possiamo trarre, se qualcuna ce n'è, per quanto riguarda la composizione dell'atmosfera terrestre. Quindi ricordiamoci questi dati: 5,97 per 10 alla 24 kg e 6.373 km. Quindi raggio terrestre è un raggio medio, 6.373 km, e per quanto riguarda la massa della Terra, 5,97 per 10 alla 24 kg.
La ricontrolliamo un attimo. Sì. A questo punto ricordiamoci come si calcola la velocità di fuga. La velocità di fuga è calcolabile da un punto di vista energetico. Un oggetto che si trovi in prossimità della superficie terrestre e che abbia la velocità di fuga deve essere in grado di allontanarsi dalla superficie terrestre senza ricadere all'indietro, cioè se viene lanciato con la velocità di fuga riesce ad allontanarsi a distanza infinita, arrivando a distanza infinita con velocità zero, quindi è la minima velocità indispensabile per poter allontanare definitivamente dalla Terra un oggetto che venga lanciato verso l'alto. Quando un oggetto ha questa velocità di fuga, la sua energia totale, energia meccanica totale, è zero. Energia meccanica totale che è fatta dalla parte potenziale, cioè meno costante di gravitazione per la massa della Terra, per la massa dell'oggetto fratto il raggio della Terra, più la parte cinetica, cioè un mezzo la massa dell'oggetto per la velocità di fuga al quadrato. Se la velocità è quella di fuga, questa energia deve essere zero. Possiamo notare subito che imponendo l'uguaglianza a zero, è possibile semplificare la massa dell'oggetto, che quindi diventa irrilevante ai fini del calcolo della velocità di fuga. Dipende, cioè, questa velocità soltanto dalle caratteristiche della Terra, massa e raggio. Quindi dobbiamo uguagliare a zero meno g massa della Terra per massa fratto RT più un mezzo massa, velocità di fuga al quadrato, tutto uguale a zero. E semplifichiamo la massa dell'oggetto. In questo modo rimane meno g massa della Terra fratto raggio più un mezzo velocità di fuga al quadrato uguale 0, che riscriviamo nell'altra pagina. Meno g massa della Terra fratto il raggio della Terra più velocità di fuga al quadrato fratto 2 uguale a 0. Risolviamo rispetto alla velocità di fuga e otteniamo velocità di fuga al quadrato fratto 2 uguale g massa della Terra fratto il raggio della Terra. Moltiplichiamo per 2 e estraiamo la radice. Abbiamo velocità di fuga uguale alla radice quadrata di g due volte g per la massa della Terra fratto il raggio della Terra. Questa stessa formula può essere utilizzata per qualunque pianeta a condizione di prendere la sua massa e il suo raggio. Nel caso della Terra, dobbiamo a questo punto soltanto andare a vedere quanto vale la costante di gravitazione g. Facciamo uso del valore comunemente riportato di 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadri su chilogrammi al quadrato. E abbiamo radice di 2 volte per 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadri su chilogrammi al quadrato. E poi la massa della Terra che è 5,97 per 10 alla 24 chilogrammi, tutto diviso il raggio della Terra che è di 6, lo vediamo qui, 373 per 10 alla 3 km, ovvero alla 6 metri, visto che dobbiamo convertire in unità del sistema internazionale. Facciamo le dovute semplificazioni. Chilogrammi al quadrato perde il quadrato e si semplifica con chilogrammi. Metri quadri perde il quadrato e si semplifica con metri. Viene fuori un newton per metri su chilogrammi. Possiamo controllare che si tratta di nuovo di un metri quadri su secondi al quadrato, che è fuori dalla radice. Fa di nuovo metri su secondi, quindi l'unità di misura, giusto per semplicità, la scriviamo prima e ci occupiamo della parte numerica. Allora, poi abbiamo 10 alla meno 11 per 10 alla 24 diviso 10 alla 6. 10 alla meno 11 per 10 alla 24 fa 10 alla 13. 13 meno 6 fa 7, quindi abbiamo una potenza del 10, 10 alla 7. Infine abbiamo un 6,67 per 5,97 per 2 fratto 6 è 373. Prendiamo di nuovo a prestito la calcolatrice.
Allora, 2 per 6,67 per 5,97 diviso 6,373 uguale 12,5 a tre cifre significative. 12,5 per 10 alla 7 metri sui secondi. Adesso si tratta di estrarre la radice. Possiamo subito osservare questo risultato, lo riportiamo alla pagina successiva. Ecco velocità di fuga, che 12,5 si può scrivere come 1,25 per 10 alla 1. In questo modo 1,25 per 10 alla 8, in quanto un 10 viene da qua e un 10 alla 7 ce l'avevamo prima, metri su secondi. Questo rende facile portare fuori dalla radice il 10 alla 8. Quindi abbiamo radice di 1,25 per 10 alla 8 metri su, scusate, non 10 alla 8, 10 alla 4 portato fuori dalla radice. 10 alla 4 metri su secondi. Estraendo la radice, giusto per avere il dettaglio, 1,25 diventa 1,12, quindi abbiamo 1,12 per 10 alla 4 metri su secondi. Adesso guardiamo bene questo risultato, quindi questa è la velocità che deve avere un oggetto lanciato dalla superficie terrestre perché possa liberarsi dall'attrazione gravitazionale e allontanarsi nello spazio. Confrontiamo questa velocità con le velocità ottenute per le molecole del gas, dei vari gas. Andiamo a guardarle. Avevamo ottenuto per quanto riguarda l'idrogeno e l'anidride carbonica questi valori. Ora si può subito osservare un paio di cose. Possono osservare. Primo, queste sono velocità medie, quindi non sono le velocità di tutte le particelle di idrogeno e di anidride carbonica, sono soltanto delle medie. Quindi diciamo che esiste una porzione di particelle che hanno velocità maggiore di questi valori e una porzione di particelle che hanno velocità più basse. Però certamente il confronto di queste velocità, quella dell'idrogeno che è dell'ordine di 10 alla 3 e quella dell'anidride carbonica dell'ordine di 10 alla 2, con la velocità di fuga dalla Terra, ci permette di concludere che la velocità media sia per l'idrogeno che per l'anidride carbonica è minore della velocità di fuga dalla Terra. Quindi teoricamente se le particelle di idrogeno e di carbonio avessero tutte la velocità media calcolata non dovrebbero sfuggire all'attrazione gravitazionale terrestre. Però è anche vero che il fatto che queste siano soltanto medie, fa sì che se la velocità quadratica media è abbastanza elevata e comincia ad avvicinarsi alla velocità di fuga, e questo è vero di più per l'idrogeno che per l'anidride carbonica, è facile che ci sia una percentuale non trascurabile di particelle, in questo caso di idrogeno, che abbiano una velocità quanto o superiore alla velocità di fuga. Quindi è molto più facile per le molecole di idrogeno sfuggire nello spazio, sfuggendo all'attrazione gravitazionale terrestre, di quanto non succeda per l'anidride carbonica. E allora, in base alla domanda che viene fatta nel testo, e cioè deduci qualche conclusione in merito alla composizione dell'atmosfera terrestre, sappiamo per certo che l'atmosfera terrestre contiene una percentuale di anidride carbonica non trascurabile, certamente principalmente fatta da azoto e ossigeno. Quello che è difficilissimo trovare comunemente nell'atmosfera è l'idrogeno. E questo perché l'idrogeno scappa fuori dall'atmosfera più facilmente di quanto non possa fare l'anidride carbonica. Questo ovviamente a prescindere dalle ragioni che possono portare alla formazione di questi gas e dai processi che possono formare questi gas stessi. Possiamo quindi dire che di queste molecole ce ne sono alcune che sfuggono più facilmente all'attrazione terrestre e altre meno. L'idrogeno certamente è quella che sfugge più facilmente. Andiamo a vedere a questo punto la terza domanda. Rifai lo stesso confronto per la Luna, considerando una massa di 7,35 per 10 alla 22 kg e un raggio di 1738 km. Quindi significa che nella formula per il calcolo della velocità di fuga, cioè questa formula qui,
dobbiamo sostituire alla massa della Terra e al raggio della Terra i valori relativi alla Luna. Si tratta quindi di ricalcolare la velocità di fuga, però relativamente alla Luna. Lascio a voi questo calcolo e anche il confronto di questa eventuale velocità di fuga della Luna con quelle relative alle velocità quadratiche medie delle particelle. E ricordatevi, se conoscete qualcosa della Luna, di qual è la situazione per quanto riguarda l'atmosfera della Luna rispetto a quella della Terra. Traete un po' voi le vostre conclusioni.